Ben trovati dalla redazione sportiva di Telemolise. Siamo al bocciodromo di Frosolone per la finale del dodicesimo trofeo Città di Frosolone, nono Memorial Lelio Pallante. Sul campo per questa finalissima Mario Scoletta della categoria A1, tesserato con l'Enrico Millo di Salerno contro il Marcello Cioffi, Serie B, DLF di Cassino. Prima di tutto voglio salutare Giuseppe Formato, direttore di CB Live, che come sempre ormai da 3 anni mi accompagnerà nella telecronaca della finale del Trofeo Città di Frosolone. Buon pomeriggio Daniela, un saluto agli amici telespettatori di Telemolise, oramai da 3 anni, sì, coppia fissa, l'emittente Telemolise manda in onda la finale del Trofeo Città di Frosolone Memorial Pallante organizzata dalla bocciofila frosolonese. L'anno scorso ha vinto un bocciofilo di Campobasso, Luigi Colavecchia. Quest'anno in campo ci sono un salernitano, come dicevi tu, Mario Scolletta, e un venafrano, Marcello Cioffi, tesserato con il DLF di Cassino. Intanto la partita è iniziata, subito un buon punto per il portacolori della Enrico Millo e subito una bocciata da parte di Cioffi. Ora Cioffi cerca di accostare la sua boccia al pallino, vediamo se ci riesce. Daniela non ci riesce, quindi il punto resta a Scolletta. Diciamo immediatamente per chi ci sta seguendo, Cioffi è il giocatore per intenderci con la maglia con la striscia rossa e le bocce più scure, mentre invece Scolletta è il ragazzo più giovane con la maglia bianca e le bocce per l'appunto più chiare. Ricordiamo anche le semifinali: Scolletta ha eliminato 12-9 Pellicano di Serie A, mentre invece Cioffi De Castro di Serie B. E Cioffi adesso, dopo non essere riuscito ad avvicinare la sua boccia al pallino, ha tentato la bocciata appunto proprio al pallino. Gli è andata bene perché sotto tavola è riuscito a avvicinare la sua boccia con il pallino a due pezzi, si dice, perché tra la boccia e il pallino ci sono meno di 13 centimetri, quindi adesso Scolletta, che sta bocciando, potrà colpire sia la boccia sia il pallino. Vediamo la bocciata, se va a buon fine. No, la bocciata sbagliata, quindi il punto resta per Cioffi. Adesso Scolletta si prepara a tirare la sua quarta boccia. Vediamo cosa farà, se tenterà ancora di colpire la boccia o il pallino, oppure tenterà un tiro alla sua boccia, a quella verde. Appunto, tira la sua boccia, tira il secondo punto, quella verde. Ricordiamo che la distanza dal punto di battuta alla sponda è di circa 26 metri, quindi il livello di difficoltà sale. Ed ecco, giocata da biliardo, Scolletta è riuscita a colpire la sua boccia e quindi la sua boccia è carambolata sul punto di Cioffi. Adesso la palla più vicina al pallino, appunto quella di Scolletta, ma Cioffi ha ancora la sua quarta boccia da giocare. Vediamo se tirerà il punto o tirerà anche lui la propria boccia e quindi il secondo punto, e tenterà un nuovo gioco da biliardo, così come ha fatto Scolletta. Infatti è così perché Cioffi ha dichiarato la sua boccia, quindi tenterà una carambola da biliardo. Vediamo se andrà a buon fine. La palla ha colpito la tavola, quindi anche se avesse colpito non sarebbe stata buona, e quindi si parte dopo la rima menata con un punto per Scolletta, quindi 1-0 dopo la prima giocata, che ha divertito il pubblico presente numeroso sugli spalti della bocciofila frosolonese. Benissimo, grazie Giuseppe. Io volevo anche ricordare, per quanto riguarda questa gara, sono stati una gara individuale di bocce ad 80 formazioni. I partecipanti vengono dalla Campania, dal Lazio, dal Molise e dall'Abruzzo, e da questa mattina sono stati coinvolti diversi campi della regione, cioè Termoli, Campobasso, Oratino, Vinchiaturo, Castel del Giudice, Isernia, Castel Petroso e naturalmente Frosolone, con la società bocciofila frosolonese che organizza questa manifestazione. Vediamo, Scolletta è andato a punto, ha messo un buon punto. Cioffi ha preferito, anziché bocciare, anche lui provare ad avvicinare la sua boccia al pallino. Vediamo, ha preso il punto, quindi
si gioca su distanze davvero minimali. Questi sono i valori tecnici che esprime una gara nazionale, soprattutto quando poi si arriva in finale. Ricordiamo che sono stati oltre 100 gli iscritti a questa manifestazione nazionale, al Memorial Pallante, trofeo città di Frosolone. Vediamo che anche Scolletta preferisce avvicinare la boccia al pallino, vediamo se c'è riuscito, non c'è riuscito perché il punto resta a cioffia. Adesso sicuramente Scolletta proverà a bocciare, anzi no, va ancora a punto, proverà ad appoggiarsi sulla sua boccia che deve fare qualche centimetro per prendere il punto. Ricordiamo che Scolletta è in vantaggio 1-0 in questo momento, terza boccia per lui. Scolletta è riuscito adesso a prendere il punto mettendo in difficoltà Cioffi, perché Cioffi tirando, bocciando quasi sicuramente farà carambolare anche la sua e resteranno due punti a terra a Scolletta. Vediamo se sarà così. Cioffi sta tirando la boccia verde, ha colpito prima il pallino, quindi c'è il vantaggio. La giocata sarà ripristinata, quindi toccherà ancora a Cioffi tirare il punto, quindi resta ancora Scolletta. Adesso si attende che l'arbitro ripristinerà il gioco, perché appunto Cioffi ha dichiarato di voler colpire il punto, invece ha colpito il pallino. Adesso ci riprova Cioffi rischiando ancora una volta di togliere la verde ma far carambolare anche la sua. Vediamo, infatti è così, è carambolata anche la sua, solo che c'è ancora il vantaggio perché ancora una volta prima di colpire la boccia verde Cioffi ha colpito il pallino. Adesso vediamo che Scolletta ci sta pensando e dice all'arbitro di far ripristinare il gioco, quindi ancora un errore da parte di Cioffi che adesso sicuramente proverà ad andare a punto, quindi avvicinare la sua boccia vicina al pallino, seppur il gioco è davvero stretto, il punto di Scolletta si trova a circa 20 cm dal pallino. Ultimo tentativo quindi per Cioffi per rimettere in piedi, diciamo così, questo punto, però è assolutamente troppo corto. Adesso c'è Scolletta che si avvicina. Sì, Scolletta ha chiesto il permesso all'arbitro per poter andare a visionare il gioco. Daniele, i giocatori quando non riescono ad avere una buona visuale possono chiedere all'arbitro di andare a visionare il gioco da vicino. Ovviamente ci deve essere il consenso da parte dell'arbitro. Adesso vediamo Scolletta cosa farà. Ricordiamo che il bocciofilo salernitano è in vantaggio per 1-0 dopo la prima menata. Vediamo, adesso ha un punto per terra più un'altra boccia, l'ultima da giocare. Vediamo cosa farà. Va a punto, quindi proverà ad avvicinare la sua boccia, la seconda sua boccia vicina al pallino, e proverà a portarsi sul 3-0. Vediamo se ci riesce. Non ci riesce, anche perché preferisce non rischiare, mantenersi largo per evitare poi di vendere il punto all'avversario. Quindi dopo due menate Scolletta conduce per 2-0. Quindi in vantaggio il tesserato dell'Enrico Millo di Salerno della serie A1, ottima anche la cornice di pubblico alla fine qui al bocciodromo di Frosolone, diversi curiosi che sono venuti fin qui per poter assistere a questa finale del 12° torneo Trofeo Città di Frosolone Memorial Lelio Pallante. Scolletta il compito di indirizzare la prima boccia, quindi come sempre un primo tiro tranquillo, Giuseppe. Sì, la prima boccia è importante perché è quella che poi conduce il gioco. Diciamo che si è mantenuto su circa 70 cm di distanza dal pallino, poteva sembrare un tiro semplice quello di Cioffi, però quando una boccia si trova avanti si, diciamo, comanda il gioco, quindi è sempre difficile poi andare a togliere il punto, anche se diciamo che in questo caso c'è stato l'errore di Cioffi che aveva l'occasione di poter avvicinare la boccia al pallino, la forza era buona, solo che ha trovato sul suo percorso appunto la boccia avversaria. Adesso toccherà ancora a Cioffi tentare
di avvicinare il punto con la seconda boccia, sbaglia ancora una volta, sembrava, vedi, le bocce sono imprevedibili, sembrava un tiro facile, abbiamo visto la giocata di prima quando Cioffi, anche se ha subito, comunque è riuscito ad avvicinare con tre bocce a una distanza di 30 cm dal pallino, adesso invece non è riuscito, nonostante la distanza era superiore, 70 prima, dopo la prima boccia è diventato un 50 cm, ha sprecato, adesso vediamo anche il terzo tentativo, quindi una partita per il momento in discesa per Scolletta, anche perché adesso Cioffi giocherà la sua quarta boccia e poi Scolletta avrà oltre il punto per terra, se Cioffi non riuscirà a toglierlo, avrà altre tre bocce per incrementare il suo vantaggio appunto su Cioffi. Ha allungato il tiro Cioffi, però ha colpito un'altra volta la boccia verde, è tutto regolare perché la boccia verde non ha percorso 70 cm, quindi non è nulla la boccia di Cioffi. Adesso vedi un'altra volta Scolletta va a vedere il gioco perché vuole rendersi conto della distanza effettiva della boccia dal pallino. Vediamo cosa farà, dovrebbe andare appunto almeno con la seconda boccia e poi vedere se bocciare il secondo punto di Cioffi e cercare di allargare il gioco. Ricordiamo, Daniela, che parliamo a bassa voce perché le bocce è un gioco di concentrazione, quindi come il tennis si deve evitare di infastidire i giocatori. Assolutamente sì, soprattutto. Giocata a sorpresa perché Scolletta tira il quarto punto, quindi cercherà di spazzare via con una carambola da biliardo tutte e tre le bocce di Cioffi. Ne toglie due. Adesso sicuramente andrà a punto cercando di inserire il secondo e il terzo punto, quindi chiudere la giocata a tre punti e portarsi sul 5-0 dopo tre giocate. Sì, assolutamente sì, Giuseppe. Ritornando un attimo al discorso del sottovoce, stiamo facendo per l'appunto in diretta questa telecronaca quando di solito si fa in post produzione. Arriva anche il secondo punto di Scolletta, che in questo momento è sul 4-0 virtuale, perché deve ancora tirare la sua quarta e d'ultima boccia. Un tiro un po' più lento della, diciamo così, anche della sicurezza per avvicinarsi. Due punti per Scolletta, quindi si porta sul 4-0 contro Cioffi dopo tre giocate. A lui sempre il compito di lanciare il boccino. Fino a questo momento, Giuseppe, sempre giochi alla fine abbastanza centrali, non troppo spostati. Centrali però lunghi, dove il livello di difficoltà aumenta, perché ricordiamo che la difficoltà delle bocce appunto è cercare di avvicinare la boccia quanto più vicino al pallino, e non è semplice quando la distanza supera i 18-20 metri, perché bisogna calibrare la forza, la direzione, bisogna ricordare che ogni campo ha le sue pendenze, quindi i campi non sono diritti e quindi bisogna calcolare le varie varianti, e poi non tutti i campi sono uguali perché ci sono i campi più scorrevoli e i campi meno scorrevoli. Diciamo che i campi di Frosolone sono di una scorrevolezza più o meno agevole, poi a seconda della temperatura, se quando è più caldo il terreno di gioco tende a raffermarsi e quindi ci vuole più forza per far arrivare la boccia vicino al pallino. Vediamo che Cioffi è andato, ha provato a avvicinare la palla al pallino, l'arbitro sta misurando per vedere di chi è il punto, si attende, l'arbitro quando non è sicuro a occhio misura con la stecca serve appunto per misurare precisamente tra le due bocce. Come distanza dal pallino non c'è tantissima differenza, perché vediamo la misura è molto precisa. Il punto è di Marcello Cioffi, quindi toccherà adesso a Scolletta provare ad avvicinare la sua boccia vicino al pallino e quindi far sì che poi Cioffi sarà costretto a bocciare, perché se Scolletta riuscirà a togliere il punto vuol dire che si sarà messo davvero vicino al pallino.
Colletta sì, gioca sulla sua perché vedendo che l'arbitro era indeciso sul punto ha capito che la sua boccia doveva essere solamente toccata, infatti così ha giocato. Adesso Cioffi prova a colpire il punto, non ci riesce. Molto falloso Cioffi in questa partita, fino alla semifinale ha sbagliato poco o nulla, forse si sta facendo sentire il peso di una finale. Ricordiamo che Cioffi è un giocatore di categoria B, mentre Scolletta è un giocatore di categoria A1, sì. Adesso Cioffi va a punto, prova a fare lo stesso gioco che ha fatto Scolletta. Ed è riuscito a togliere il punto, adesso quindi costringe Scolletta a bocciare la boccia di Cioffi. Punto preso assolutamente da Scolletta, adesso anche Cioffi chiama il punto. Credo che Scolletta dovrebbe essere più vicino. No, Cioffi ha tirato il punto, quindi adesso il punto è di Cioffi e Scolletta adesso, anziché bocciare, preferisce avvicinare la sua boccia. È l'ultima, quindi questa giocata terminerà con un punto per Cioffi e uno per Scolletta. Vediamo chi ha la meglio. La boccia sembra buona, c'è qualcuno che dice bravo, quindi sembra che la verde sia quella più vicina al pallino. Infatti è così e sì. Conquista ancora un punto Scolletta, quindi Scolletta si porta sul 5-0 dopo 4 giocate, quindi il gioco è ancora in mano a Scolletta, perché ricordiamo che chi raccoglie il punto poi si avvale della possibilità di tirare il pallino e quindi iniziare per prima a giocare. Adesso il pallino, vedete, ha superato l'ultima linea, non può superare l'ultima linea perché il gioco non è valido, quindi il pallino adesso lo tirerà Cioffi, però siccome i punti li ha raccolti Scolletta tirerà comunque per primo la prima boccia. Diciamo come nel calcio, quando si sbaglia il fallo laterale c'è il controfallo, anche nelle bocce il pallino deve mantenersi tra la quinta linea, i 16 metri, e l'ultima linea, quindi i 22 metri. Cambia gioco Cioffi, infatti Daniela che si rifugia nell'angolino e gioca corto, sicuramente il livello di difficoltà è più basso, infatti vediamo come Scolletta subito riesce a mettere la sua boccia a circa 20 cm dal pallino. Cioffi adesso preferisce bocciare subito. Forse questo è più il suo gioco, Giuseppe. Nella cosa è stato sfortunato perché la sua boccia è uscita fuori dal campo e quindi anche se ha colpito la sua non è valida, perché la rete non fa gioco, la rete è semplicemente una protezione tra due campi quando si gioca su più campi, e quindi resta il punto a terra Scolletta. E adesso Cioffi quindi è costretto ad avvicinare la sua boccia al pallino, ma vediamo Cioffi molto falloso in questa finale, perché una giocata col pallino corto a 70-75 cm sicuramente è un vantaggio per l'avversario. Si avvicina Scolletta, buono il suo punto per il momento preso. Ancora una volta fa una giocata, no, fa una giocata strana, ha provato a tirare Daniela la sua boccia corta sperando di carambolare sul pallino, ma una giocata davvero difficile, infatti il pallino non è carambolato giù, adesso si tira proprio il pallino per provare a mettere in difficoltà Scolletta. Vediamo se ci riesce, colpisce il pallino, c'ha una boccia giù, è sfortunato perché il pallino colpisce la sua boccia, il pallino stava posizionandosi molto vicino tra le due bocce di Cioffi, invece ha colpito proprio la boccia di Cioffi. Vediamo adesso di chi è il punto, se è un punto, sicuramente è un punto a Cioffi, vediamo se sono anche due punti, però Cioffi ha finito le bocce, Scolletta ne ha altre due, quindi ha la possibilità di raccogliere comunque due punti. È un punto di Cioffi, adesso Scolletta proverà ad andare a punto e avvicinare la distanza, diciamo, che consente a Scolletta, un giocatore come Scolletta, di poter avvicinare tutte e due le bocce, anche se ricordiamo ci troviamo a una distanza di circa 26 metri dal punto dove si lancia la boccia. E anche in virtù del fatto che Scolletta fino a questo momento ha sempre tentato piuttosto il gioco lungo, infatti adesso l'ha anche
preso per il momento il suo punto togliendolo. Sì, un punto adesso per Scolletta, è riuscito ad avvicinare la sua boccia al pallino, adesso c'è la seconda boccia, come dicevo, per un giocatore come Scolletta, anche se ci troviamo a 26 metri di distanza, è semplice riuscire a mettere il punto più vicino dell'avversario, perché comunque tra il pallino e la boccia c'è molta distanza. Sbaglia però Scolletta questa seconda boccia, la fa leggermente più lunga perché la boccia colpisce la tavola, quindi non è valida. Comunque conquista Scolletta un punto e va sul 6-0 dopo la quinta giocata. Si arriva a 12, quindi praticamente Scolletta è arrivato già a metà dell'incontro. Vediamo adesso Scolletta. Ripristina il gioco lungo rispetto a quello corto preferito da Cioffi. Il gioco di Scolletta tendenzialmente è sempre lo stesso, gioco centrale, lungo e con... Scolletta riesce ancora una volta a mettere il pallino vicino al... La boccia vicino al pallino, addirittura l'arbitro dice si trova a 7 cm, così costringe Cioffi a bocciare. Cioffi colpisce, esce il pallino che va sotto sponda ai 26 metri, questa volta è fortunato Cioffi perché il pallino va vicino alla sua boccia, circa 45-50 cm, comunque il livello di difficoltà sale, anche se Scolletta preferisce andare a punto, anche se non è semplice. La boccia di Scolletta si sta avvicinando ed è il punto è proprio di Scolletta. E qui si vede il grande giocatore, perché Scolletta non si scompone, riesce ad andare a togliere un punto davvero difficile, perché ricordiamo che avvicinare una boccia a un pallino a 26 metri di distanza non è semplice. Adesso Cioffi prova di a colpire il punto, non ci riesce, tantissimi gli errori di Cioffi che abbinati alle tante buone giocate di Scolletta stanno conducendo questa partita sul 6-0 per il bocciofilo salernitano. Adesso Cioffi tira la boccia sua, il secondo punto, perché si trova nel canale, quindi è più semplice in teoria colpirlo, ma comunque sbaglio. Oramai Cioffi sembra aver mollato la presa in questa finale e adesso con l'ultima boccia tira ancora il secondo punto, che è la sua. Cerca un gioco di carambola per avvicinare due bocce vicino al pallino e mettere in difficoltà Scolletta, non ci riesce. Adesso Scolletta, Daniela, ha altre due ha un punto a terra e due bocce per poter addirittura quasi chiudere l'incontro, perché virtualmente ha a terra il settimo punto più altre due bocce. Poi Scolletta adesso preferisce la calma, anche se non è necessario chiedere all'arbitro di andare a vedere il gioco, anche per andarsi a tranquillizzare e quindi evitare di vendere il punto. Diciamo che spesso andare a vedere il gioco è anche un modo per scaricare la tensione. Adesso ha due bocce importanti, perché se le riuscisse a mettere tutte e due, ma anche una sull'8-0, sul 9-0, la partita potrebbe dirsi quasi conclusa. Assolutamente sì, Giuseppe, quindi Scolletta con la sua terza boccia tenta di avvicinarsi all'ottavo punto a terra. Probabilmente resta per il momento solo uno il punto a terra per Scolletta, che riprova nuovamente con... ma dovrebbe essere abbastanza larga, quindi di conseguenza solo un punto alla fine. Non riesce a capitalizzare al meglio questa giocata, potremmo anche dire primo errore di Scolletta in questa finale del Trofeo Città di Frosinone Memorial Lelio Pallante. Ricordiamo, siamo sul 7-0 per Scolletta quando si sono giocati sei partite, insomma. Sì, non è riuscito ad avvicinare le sue due bocce vicino al pallino, non era semplice. Quindi 7-0, si salva parzialmente Cioffi rispetto a una giocata che lo ha visto
sbagliare ben 3 bocce su 4. Adesso Scoletta prosegue con questo gioco abbastanza lungo, anche se la prima boccia non è delle migliori perché si ferma a circa 65-70 cm. Questa volta Cioffi non sbaglia perché fa meglio, avvicina la sua boccia a circa 50 cm dal pallino. Sì, avete visto, 55, ha chiesto anche Scoletta la misura, l'arbitro gliel'ha data 55 cm come dicevamo. Adesso Scoletta va alla bocciata, la boccia verde deve spostare quella scura e non ci riesce. Il primo errore che commette Scoletta in bocciata sul 7-0 ci può anche stare, anche perché ricordiamo che questi giocatori stanno praticamente disputando partite dalla mattina alle 9, questa è addirittura la settima partita dalla media di 50 minuti, un'ora, quindi sono quasi sette ore che i giocatori stanno giocando. Adesso colpisce la boccia e quindi toccherà nuovamente a Cioffi avvicinare la sua boccia al pallino. Questa volta Cioffi è in vantaggio perché Cioffi sta giocando la sua seconda boccia, mentre Scoletta alla prossima giocata avrà finito la sua menata, e quindi questa potrebbe essere la giocata buona per Cioffi per uscire dallo zero. Cioffi prende il punto, adesso tocca a Scoletta che ovviamente va a chiudere il gioco, cerca di togliere il punto, se non ci riesce farà sì che Cioffi guadagnerà un solo punto. Vediamo, non dovrebbe prendere, infatti il punto resta a Cioffi che adesso ha due bocce per poter quasi dimezzare lo svantaggio dal 7-0. Il 7-1 virtuale è già conquistato. Vediamo adesso questa boccia cosa fa, dovrebbe essere corta e infatti è corta, però adesso Cioffi ha ancora una boccia per poter conquistare almeno il secondo punto. Ultima boccia a disposizione per Cioffi in questo settimo gioco. Per il momento un punto è suo, anzi no, sono due, quindi si porta sul 7-2 ed approfitta immediatamente dell'unico errore di Scoletta. Sì, Cioffi ha impiegato 7 giocate per conquistare qualche punto, il vantaggio resta comunque per Scoletta con il punteggio di 7-2. Adesso vediamo, Cioffi si rifugia nell'angolo, il gioco sempre corto rispetto al gioco più lungo di Scoletta. Vediamo, il pallino sicuramente non è a favore di telecamera, si vede soltanto la boccia. Vediamo adesso, Scoletta va a punto, vediamo se riesce ad essere, sì, ecco, vediamo se riesce a essere più vicino di Marcello. Cioffi ci riesce, adesso Cioffi va alla bocciata. Due pezzi, quindi si potrà colpire sia la boccia che il pallino. Vediamo, colpisce solo la boccia. Il pallino si vede tra la ringhiera, si vede un puntino leggermente più scuro. Adesso Scoletta va ancora a punto e toglie un'altra volta il punto, quindi costringendo Cioffi ancora alla bocciata. Vediamo Cioffi, buono, bravo Cioffi, perché riesce a far fermare la sua boccia, riesce a far fermare la sua boccia vicino al pallino. Adesso sono due i punti e quindi Scoletta è costretto a difendersi rispetto ai due punti di Cioffi. Vediamo, vedete la boccia verde che va sulla boccia di Marcello Cioffi e va a conquistare il punto mettendo in difficoltà Ciotti e strappando gli applausi del pubblico proveniente qui da Salerno. Adesso Cioffi va a vedere il gioco. Vedi, Cioffi va a vedere la situazione perché giustamente
il gioco è stretto, quindi vuol riflettere bene, perché questa era la giocata al termine della quale poteva dimezzare ancora di più lo svantaggio e quindi rimettersi in partita, però Scolletta ha fatto vedere tutta la sua classe. Vediamo Cioffi, accompagna fisicamente la boccia al pallino. La boccia è leggermente più lunga, quindi il punto resta a Scolletta, che ha una sola boccia da giocare, potrebbe accontentarsi di un punto. Potrebbe accontentarsi di un punto, vediamo cosa fa. Sì, infatti è così, rinuncia a giocare la sua quarta boccia a Scolletta e quindi si accontenta del punto, 8-2, e quindi Cioffi ha sprecato la ghiotta chance di dimezzare lo svantaggio. E anche se c'è da dire, Daniela, che Scolletta sì, è stato molto molto bravo. Assolutamente sì, Giuseppe, ha saputo sicuramente uscire fuori bene da una situazione comunque critica. Complimenti anche a Cioffi, che in queste due ultime giocate comunque è uscito un po' fuori dalla sua piccola crisi. Sempre gioco lungo per Scolletta. Che cerca anche in questa situazione di coprire il boccino con la sua boccia, però non ci riesce, gioca un po' più lungo. Sì, Scolletta riconquista il pallino, allunga il gioco, però questa volta non solo non riesce ad avvicinare la boccia vicino al pallino, ma la fa lunga, quindi lasciando il campo scoperto a Cioffi. Cioffi ne approfitta e mette un bel punto, due pezzi. Ricordiamo che due pezzi vuol dire che a seconda se dichiara il punto il pallino può colpire entrambi i pezzi. Vediamo cosa farà Scolletta, boccerà sicuramente, vediamo se colpisce e soprattutto cosa succederà sotto la sponda. Colpisce bene, il pallino però resta lì, le due bocce di Scolletta scendono giù sotto sponda e il punto resta ancora a Cioffi, quindi ancora in vantaggio di boccia a Cioffi, perché Scolletta adesso andrà a punto, giocherà la sua terza boccia, mentre Cioffi ne ha giocata una soltanto, quindi potrebbe essere ancora un'occasione per Cioffi per provare a dimezzare lo svantaggio e rimettersi in partita. Ricordiamo che il punteggio è 8-2 per Scolletta, che adesso mette un buon punto. Vediamo se Cioffi deciderà di bocciare, andrà a punto, deciderà di bocciare. Sta preparando Cioffi per bocciare. Sfiora, quindi va bene. È stato fortunato in questa circostanza, perché ha sfiorato quanto basta per spostare la boccia. Adesso quindi Scolletta andrà ancora a punto, già c'è andato, vediamo adesso cosa succederà. Sicuramente Scolletta farà su il punto, ma Cioffi ha ancora due bocce, quindi sicuramente può sia andare a punto con entrambe, ma sicuramente una la boccia e l'altra va a punto. Infatti è così, con la terza boccia da giocare Cioffi proverà ad allontanare il punto di Scolletta, ci riesce, un punto a terra. E Scolletta sportivamente non fa tirare l'ultima boccia a Cioffi, perché le distanze sono siderali e quindi gli concede la possibilità del punto, sì, senza tirare. Molto sportivo Scolletta, 8-4, il vantaggio sempre per Scolletta quando si sono giocate 9 menate, quindi una partita che sembrava appannaggio, pieno appannaggio per Scolletta, invece Cioffi poco alla volta sta provando a riprendersi. E vediamo Daniela come Cioffi si accorcia il gioco, più semplice per lui, però questa volta sbaglia Daniela, perché la boccia resta larga un 50 centimetri, che sicuramente non è un ostacolo insormontabile con il pallino a una distanza di 16 metri dal punto di lancio. Ricordiamo che quando ha in mano il pallino Scolletta, il boccino viene sempre lanciato molto lontano, a circa 20-22 metri di distanza, e quindi le difficoltà aumentano, anche se questa volta anche Scolletta ha sbagliato. Nonostante ciò preferisce andare ancora a punto, perché
deve semplicemente allungare il tiro di una decina di centimetri. Vediamo, sicuramente gioca dietro la sua, proverà quantomeno a conquistare uno se non due punti. Infatti è così, un punto lo conquista giocando di carambola sulla sua boccia. E nascondendo torto anche il boccino, Giuseppe, che adesso è sicuramente un poco più coperto dalle due bocce di scolletta, che è in vantaggio in questo momento per 8-4. Ha chiamato il punto cioffi, boccia e boccino. Boccia il punto, il boccino carambola, vediamo di chi è il punto. Sono due punti a cioffi, ma le distanze sono siderali. Due bocce a testa, due per scolletta, due per cioffi, però in vantaggio di boccia cioffi, che potrebbe adesso provare un gioco d'attacco perché ha due punti a terra, vantaggio di boccia, quindi sicuramente proverà due volte a tirare sottomano. Sottomano, con il sottomano, quando colpisci c'è la possibilità che la tua boccia resta nei pressi del pallino, e quindi proverà cioffi con questo gioco d'attacco a portare 4 punti al termine della giocata. Cioffi si sta concentrando, la rincorsa, il tiro, colpisce, vediamo, resta lì vicino ma non riesce a restare prima di una boccia, prima della terza boccia di scolletta, quindi sono due punti quelli di cioffi, quindi sicuramente, addirittura l'arbitro dice forse 3 punti, quindi scolletta chiede di misurare, perché a seconda se sono 2 o 3 punti a terra per cioffi cambierà la sua decisione. Cioffi potrebbe tutto di colpo, potrebbe rientrare, recuperare questa partita. Vediamo se i punti più vicini sono 2 o 3. Parlano adesso i due avversari, modo anche per smorzare la tensione. Ricordiamo che questa è una gara nazionale molto sentita dei bocciofili in gara. Lo testimoniano anche i numeri degli iscritti, come ci ha ricordato prima Giuseppe, più di 100, intanto sono 2 i punti a terra in questa finale. Scolletta cerca di togliere il punto a cioffi. Sì, la fa volutamente lunga scolletta per evitare che cioffi bocciasse, e infatti cioffi non si fida della sua bocciata e chiede nuovamente di conquistare il punto senza tirare, sempre per questioni di fair play, perché comunque sì, il punto di scolletta si trova a circa 2,5 metri, quindi sicuramente l'avrebbe preso appunto, e quindi 8-5 il risultato sempre per scolletta, quindi una partita che poteva sembrare quasi chiusa sul 6-0. Cioffi poco alla volta sta provando a rientrare, 8-5, avrebbe potuto giocare d'attacco in questa giocata, avrebbe potuto conquistare 2-3 punti e quindi portarsi più sotto, ma ha preferito portare a casa un solo punto e quindi giocarsi sull'8-5 ancora il gioco corto. Infatti gioco corto che premia ancora una volta Cioffi, perché Cioffi mette la boccia proprio sul pallino, scolletta va a vedere come è posizionata la boccia con il pallino e ora boccerà e sicuramente carambolerà il pallino e si proseguirà questa giocata sotto sponda ai 26 metri. Vedi? Infatti è così, c'è la bocciata, il pallino si resta nascosto nell'angolo, il punto resta a cioffi, vediamo se si riesce a vedere il pallino, si dà l'idea, scolletta tira ancora, tira la sua boccia corta, il secondo punto per portare giù la boccia, ci riesce, vediamo come carambola, gli va male, Daniela gli va male, resta il punto a cioffi, questa volta va male il gioco di carambola. Quando scolletta ha già tirato 2 delle sue bocce, mentre cioffi solamente 1, cambia il gioco da corto adesso a più lungo. Ecco il terzo tentativo per scolletta, che cerca di avvicinarsi e di togliere per l'appunto il punto a cioffi.
Ricordiamo che non deve toccare il fondo e ci riesce veramente per pochi millimetri. Infatti sale anche un applauso qui al bocciodromo di Frosolone per questa giocata. Adesso tocca a Cioffi giocare la sua seconda boccia. Cerca di togliere il punto a Scolletta e ci riesce infatti. Tre le bocce tirate da Scolletta, due quelle di Cioffi. Adesso l'arbitro misura le distanze per vedere quanti punti effettivamente ci sono a terra per Cioffi. Due punti per Cioffi, che ricordiamo è sull'8-5, quindi sono decisive queste giocate. Scolletta con la sua ultima boccia. Toglie i due punti di Cioffi, ma adesso proprio Marcello Cioffi del DLF di Cassino ha altre due bocce a disposizione. Sbagliata questa conclusione di Cioffi, che tocca il fondo, forse voleva bocciare Giuseppe. Sì, ha provato a togliere la boccia verde, ci prova con la quarta boccia, anche perché la se riesce a toglierla potrebbe conquistare 2 o 3 punti e rimettersi in partita. Momento chiave dell'incontro, vediamo, sbaglia ancora e dal possibile 8-6 si va al 9-5. Dal possibile 9 a, sì, dal possibile 8 a 7 al 9-5, sì. Questa è una mazzata psicologica per Cioffi, perché aveva in mano il destino del match e Scolletta può respirare dopo aver giocato un paio di tornate, diciamo, non proprio positive. Vediamo adesso. Sì. 30 centimetri tra la boccia e il pallino. Vedi Daniela, giocatori come Scolletta, quando gli dai spazio in modo di riprendersi, poi non perdona. Cioffi adesso è costretto alla bocciata. Vediamo. Sbaglia. La partita Daniela potrebbe finire qui, perché è un momento topico dell'incontro. Dopo Cioffi, dopo aver sbagliato la bocciata, adesso va appunto difficile, perché tra la boccia di Scolletta e il pallino ci sono circa 30 centimetri, poi la boccia è davanti al pallino, quindi ancora più difficile. Sì, ha mollato, te l'avevo detto Daniela, mentalmente Cioffi ha sbagliato in questa tornata una boccia, ha sbagliato un'altra boccia appunto, adesso vediamo cosa fa. Se non riesce a rimediare con questa, diciamo che la partita si indirizzerà sul binario di Scolletta. Questa potrebbe essere buona, vediamo. Infatti arrivano gli applausi, il punto è preso, quindi Scolletta adesso è chiamato alla bocciata. Ha sbagliato anche in maniera abbastanza netta Scolletta. Silenzio nel bocciodromo, vediamo. Colpisce. Colpisce bene Scolletta, adesso gioca l'ultima boccia Cioffi, vediamo se riesce a togliere nuovamente il punto. Boccia di forza è buona, ma è larga, infatti il punto resta a terra a Scolletta, che però non può vincere la partita perché a terra ha il 10° punto.
se riesce a inserire anche questa, sarà l'undicesimo punto, il penultimo, prima di poter festeggiare la vittoria di questa gara. La giocata sembra buona, qualcuno dice bravo, gioca sulla sua, infatti sono 2 punti, 11-5 Daniela, e oramai la partita va nella direzione, prende il binario verso Salerno, verso la società di Scolletta, la Enrico Millo, ricordiamo, e Scolletta adesso allunga il gioco. Potrebbe terminare qui questa gara. Daniela, vediamo, seguiamo l'esito di questa tornata, anche se non parte bene Scolletta. 50 minuti, 54 minuti di gioco, si corregge immediatamente il nostro tecnico Fabio Boscarino, che tra l'altro ringrazio per questa finale, siamo sull'11-5. Scolletta conduce su Cioffi, solo un punto divide Scolletta verso la vittoria, ancora boccia in mano a Cioffi, quindi il punto per il momento a terra è di Scolletta. Tenta di bocciare il pallino, però fallisce. Tra l'altro Daniela, Cioffi ha mollato quando aveva l'occasione di raccogliere sotto sponda almeno 2-3 punti. Adesso Scolletta non aveva messo un punto vicinissimo. Cioffi ha prima sbagliato andare a punto, poi ha sbagliato il pallino. Adesso il pallino lo colpisce, però oramai i giochi sono fatti. Poi la sorte ti punisce pure, anche perché è stato bravo a colpire questo pallino, ma resta molto distante. Quindi Scolletta sicuramente riuscirà ad avvicinare la sua boccia vicina al pallino, e poi per Cioffi resterà da giocare l'ultima boccia. Diciamo che, come avevamo anticipato prima di questa tornata, questa dovrebbe essere l'ultima di questa finale, di questa gara, ricordiamo, trofeo Città di Frosolone, Memorial Lelio Pallante. Vediamo la boccia di Scolletta, che supera l'ultima linea, dovrebbe arrivare quanto basta per togliere il punto. Infatti è così, il punto è preso, come dichiara l'arbitro Giampiero Tamburri, che è un arbitro della provincia di Isernia, e Cioffi tira una boccia corta, la colpisce, tira la sua boccia, cerca la carambola, non ci riesce. Gli applausi che testimoniano il 12° punto di Scolletta. Sentite la felicità dei tanti bocciofili campani presenti a Frosolone in questo lunedì 25 aprile. Quindi Scolletta, Daniela, si è aggiudicata il Memorial Lelio Pallante. Grazie Giuseppe, prima di tutto, per questa telecronaca, e soprattutto adesso c'è l'invasione dei più piccoli che abbracciano Scolletta, il vincitore di questa edizione del trofeo Città di Frosolone Memorial Lelio Pallante, che hanno assistito e hanno fatto anche il tifo. Ringrazio prima di tutto anche Giuseppe Formato, il direttore di CB Live, che per questa telecronaca, senza di lui assolutamente non l'avremmo potuta fare. Grazie Giuseppe, un commento anche generale, visto che tu per l'appunto sei vicino alla bocciafila frosolonese, al presidente in particolare Pasquale Mangione, un torneo che è cresciuto di livello in questi anni e che ogni anno riesce a portare anche persone diverse qui in Molise. Sì, una manifestazione nata per volontà del presidente della Frosolonese Pasquale Mancione e di Lelio Pallante, appunto per questo trofeo Città di Frosolone, che nacque con questa denominazione, poi è diventato dal 2008 in poi il Memorial Lelio Pallante. Pasquale Mancione e tutti i soci della Frosolonese mettono tanto impegno, questa diciamo che è la gara clou del calendario boccistico molisano, della FIB molisana, una gara nazionale
che richiama in Molise ogni 25 aprile tantissimi campioni big delle bocce nazionali, anche il ragazzo di Salerno che ha vinto quest'oggi Scolletta è uno tra i giocatori, tra le giovani promesse delle bocce italiane, un bocciofilo che ogni settimana disputa gare nazionali in giro per l'Italia ottenendo risultati, ha dimostrato a Frosolone di essere davvero un grande giocatore e ogni anno il 25 aprile tutti i tesserati molisani, che ne sono tanti, sono circa 600-700 i bocciofili molisani, possono ammirare per una giornata una gara di altissimo livello. Il merito ovviamente va al presidente Pasquale Mangione, al presidente del comitato provinciale FIB di Serre Ernesto Di Orio e a tutti i tesserati della Frosolonese. Grazie ancora a Giuseppe per la telecronaca, per questo commento come sempre preciso e puntuale. Edizione 2016 del Trofeo Città di Frosolone Memorial Lelio Pallante, quindi a Scolletta, un giovane ragazzo di Salerno. Dal bocciodromo di Frosolone non ci resta che ringraziare tutti i telespettatori di Telemolise e dare l'appuntamento all'edizione 2017. Buonasera, grazie per essere presenti alla bocciofila frosolonese per questo 12° Trofeo Città di Frosolone Memorial Lelio Pallante. Oltre 100 gli iscritti che da questa mattina, oggi lunedì 25 aprile, sono andati in battaglia sui campi della regione. A vincere, come avete visto, è stato il salernitano Scolletta, che ha dato vita a una bellissima finale con Marcello Cioffi. Accanto a me ho Quintino Pallante, il figlio di Lelio, la signora Alfonsina, ma cominciamo con i saluti e con i ringraziamenti da parte di quello che è la mente di questo torneo, che è il presidente della Frosolonese, Pasquale Mangione. Sì. Buonasera a tutti, un ringraziamento come di solito a tutti i partecipanti di questa gara che è stata come sempre bellissima e non posso che ringraziare tutti. Io voglio solo dare dei ringraziamenti, un ringraziamento oltre per i giocatori, voglio ringraziare il presidente regionale che ci viene sempre a onorare ogni volta che facciamo la gara, i nostri sponsor che sono ufficiali, che Quintino che ci sta sempre vicino per qualsiasi evenienza, e poi voglio ringraziare il direttore di gara Lucio Fiorelle con gli arbitri che l'hanno accompagnato, che sono stati bravi, almeno non è successo niente, e di nuovo un ringraziamento per tutte le persone che sono presenti qua, perché ogni volta ci vengono da fuori, ci vengono a onorare per guardare questa a gara, e noi ne siamo fieri, noi di Frosolone. Quindi passo la parola a Formato per la presentazione e la aggiudicazione dei trofei. Il presidente Pasquale Mangione ha ringraziato il presidente della Federazione Molisana della FIB, Giuseppe Bax. Buonasera. La FIB Molise ringrazia la società frosolonese e tutto il consiglio di amministrazione per l'organizzazione di questa gara. La nostra presenza, la presenza della FIB Molise, non è formale. Io ho avuto in Lelio Pallante un grande amico, una persona al di sopra della media. C'era tra noi un'amicizia che io ancora oggi non riesco a dimenticare. Io sono venuto oggi, ma non è. Io ogni volta che sto a casa penso a Lelio, a quante cose mi ha insegnato. Mi ha insegnato pure, se dovevo guardare la televisione, c'è la lampadina piccola, guarda là, non ti preoccupare, non ti emozioni se parli così. Mi voleva vicino a lui perché? Perché si era accorto, conosceva le persone. E quindi io dico questo, mettiamo da parte, diciamo, tutte le formalità e le cose. Voi di Frosolone che conoscevate lui, non lo ricorderete perché è Lelio Pallante, figlio di, eccetera. No,
per quello che ha fatto. Noi sportivi ricordiamo lui per quello che ha fatto per lo sport, per quello che ha fatto per Torosolone. Noi vediamo qua questo impianto, quello a fianco e tante altre cose. Quindi se ci giriamo per Frosolone c'è l'elio, il politico lungimirante è l'elio e tanti politici nel Molise gli devono tutto. Non mi dilungo di più, ma già mi sono preoccupato di se mi dà la possibilità il Signore di stare ancora, di leggere qualche biografia di Lelio, che non l'ho vista, non sono riuscito a trovarla. Non so se Quindino mi aiuterà, ma io vorrei quello, perché mi piace ogni tanto rileggere quello che ha fatto e quello che faranno ancora i suoi discendenti. Grazie. E come ci ha ricordato il presidente Bax, se oggi siamo qui lo si deve anche e soprattutto a Lelio, che ha creduto nello sport a Frosolone, ha creduto nelle bocce. Questa gara è nata appunto come una sua volontà, come trofeo Città di Frosolone, che raccoglieva e raccoglie i migliori bocciofili di tutta Italia. Nel corso degli anni, come è successo oggi, hanno vinto coloro che sono tra i migliori e che hanno anche vestito la maglia azzurra. Quintino Pallante, quando è nato il torneo, era un ragazzo, adesso ha preso in mano le redini importanti della famiglia e ogni anno onora con la sua presenza questo memorial per tutta Frosolone e per tutto il movimento boccistico. Sì, io ti ringrazio per le bellissime parole, come anche veramente tutte le parole, come dire, veramente commoventi che abbiamo potuto ascoltare, perché almeno per noi della famiglia è estremamente importante che resti vivo il ricordo di mio padre, non solo come uomo politico ma anche proprio come uomo, e queste bellissime parole ci hanno anche oggi dato la possibilità di in qualche modo averlo ancora una volta dentro. Quindi veramente grazie a tutti i partecipanti di questa meravigliosa gara. Ho visto che questa è la prima volta per il nostro campione che vince, anche se ci vediamo, questa volta sono quasi il quarto e il quinto anno che ci vediamo, infatti veramente complimenti sia per la bellissima come dire, vittoria, ma anche per essere venuto per tutti questi anni, e noi ti aspetteremo per tanti altri anni ancora a venire. Grazie anche alla società bocciofila frosolonese che con tantissimo impegno sta organizzando oramai da 8 anni, credo, vero Pasquale? Che, no, dico questo in particolare intitolato a papà, diciamo 12 da 8 anni, è la nona, perché giustamente lui... Ok, e comunque insomma sono veramente tanti anni, quindi un veramente grande applauso a voi, perché ve lo meritate, un'organizzazione enorme, mastodontica, ne parliamo tutti gli anni, quindi veramente... Tanti complimenti a voi e a tutti i partecipanti, grazie ancora a tutti, grazie. No, la signora Alfonsina mi ha fulminato con lo sguardo. Un ringraziamento particolare ovviamente anche a Telemolise, al direttore della testata giornalistica sportiva Antonio Di Lallo, alla sua collaboratrice Daniela Ziccardi, visto che questa manifestazione andrà in onda appunto sull'emittente, sulla principale emittente regionale. Possiamo quindi, presidente, passare alle premiazioni, ringraziando il direttore di gara che è stato Lucio Fiorella, arbitro nazionale di Campobasso, sempre presente alle manifestazioni più importanti, e ringraziando anche gli arbitri Giampiero Tamburri e Antonio Jacobucci. Possiamo quindi iniziare con le premiazioni, iniziando dal quarto classificato, che è Alessandro De Castro del Bocciodromo Comunale di Campobasso. Allora, noi riteniamo che per la premiazione invitiamo Alfonsina ad accompagnare tutti i vari indicati e le varie personalità chiamate a premiare. Per il quarto posto naturalmente premio Alfonsina con l'assessore del comune di Frosolone. Prego. Il quarto. Vuoi dire il costo? Quarto classificato quindi Alessandro De Castro, Bocciodromo Comunale di Campobasso. Un applauso.
Sì, prima di andare al podio, anche il saluto dell'assessore allo sport, che è un giovane, come giovane deve essere questo sport. Abbiamo visto che ha vinto un ragazzo, a testimonianza che le bocce non sono solo uno sport d'anziani, come spesso si dice, ma è sicuramente una bugia. Sì, io porto il saluto di tutta l'amministrazione comunale, del sindaco, del consiglio comunale, ringrazio di nuovo l'associazione bocciofila di Frosolone per l'impegno, la profusione, diciamo, degli sforzi che ogni anno muovono per portare avanti questa tradizione. L'amministrazione è sempre vicina allo sport, continua ad esserlo, lo è stato nel passato e lo sarà ancora di più nel futuro. Frosolone ha la fortuna di avere un valido centro sportivo che ogni anno deve essere migliorato, diciamo, proprio per permettere alle nuove generazioni e alle persone anche più adulte di avere un luogo di incontro e dove promuovere, appunto, l'attività sportiva, che è un modo per, diciamo, tenere unita anche una comunità. E poi queste manifestazioni a livello nazionale non fanno altro che, diciamo, migliorare Frosolone a livello regionale e, appunto, nazionale. Quindi grazie a tutti e saluto da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. E possiamo passare adesso alla premiazione del podio. Con il terzo posto Stefano Pellicanò, Madonna delle Grazie di Termoli, premia insieme alla signora Alfonsina il presidente del comitato, sì, della Federazione della Bocce Molise, Giuseppe Bax. Questo sì. Scusa, a favore di telecamera. Secondo classificato, Marcello Cioffi, DLF di Cassino, premia il presidente della Frosolonese, Pasquale Mangione, insieme sempre alla signora Alfonsina. Sì. Va. Pasquale. A questo punto proclamiamo il vincitore, come ha meritato, Scolletta Mario, e per la premiazione io invito Luigi, quindi, e Alfonsino, in maniera tale che tutta la famiglia procede alla premiazione. Prego. Meglio tutte e tre. Forza. Sì. E la premiazione del vincitore Mario Scolletta, ad opera di Quintino Pallante e Luigi Pallante, della signora Alfonsina. Vediamo la soddisfazione di Mario Scolletta della società Enrico Millo di Salerno, vincitore di questa 12ª edizione del trofeo Città di Frosolone, nono Memorial Lelio Pallante. E dal bocciodromo di Frosolone è tutto, abbiamo visto, ricordiamo il trofeo Città di Frosolone, gara nazionale. Vediamo adesso la foto di rito finale e possiamo concludere qui da Frosolone. Grazie per averci seguito e possiamo concludere con questa fotografia di rito da parte dei protagonisti di questa gara nazionale che ha visto, ricordiamo, la vittoria di Mario Scolletta. Appuntamento quindi con le bocce e con Telemolise, emittente che dà spazio a tutte le discipline sportive. Possiamo concludere con questa bella immagine che vede i vincitori insieme al presidente Pasquale Mangione, al presidente della FIB Molise Giuseppe Bax e ai parenti di Lelio Pallante.
in una fotografia che conclude questa manifestazione. Appuntamento quindi al 2017 con il trofeo Città di Frosolone Memorial Elio Pallante.